Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dallo stadio comunale di San Michele di Serino, seconda giornata d'andata del campionato nazionale Primavera. Due team si affrontano, i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Frosinone. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla squadra padrona di casa che schiera Pozzi tra i pali numero 1, numero 2 Barzaghi, 3 Carbonelli, 4 Buonocore, 5 Granata, 6 Caras, 7 Tascone, 8 Miranda, 9 Mentana, 10 Evangelista, 11 Sollazzo. A disposizione vi sono Pizzella, Marciano, Alvaro, Aviani, Dari, Paolella, Caronte, Sabatino, Chianese, Frattolillo, Siciliano e Girasole. Allenatore signor Iannolo. Il Frosinone schiera Palombo tra i pali numero 1, numero 2 Cococcia, 3 Esposito, 4 Tarasco, 5 Mastrantonio, 6 Centra, 7 Oblak, 8 Gori, 9 Mastro Mattei, 10 Enrico, 11 Simonelli. A disposizione Marciano, Verde, Capogna, Cerroni, Persichini, Alfonsetti e Mancini. A lei nel signor D'Antoni. La terna arbitrale è composta dai signori Garofano, appartenente alla sezione di Vittorio del Greco, che è l'arbitro, coadiuvato dagli assistenti De Palma, appartenente alla sezione di Foggia, e Montagnani, appartenente alla sezione di Salerno. E il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare calcistiche di questa giornata, di tutti i campionati, nel fine settimana, in memoria delle vittime del nubifragio che ha colpito la città di Livorno. L'applauso delle persone presenti sugli spalti dello stadio comunale San Michele di Serino, che quest'anno ospiterà le gare interne dell'Avellino Primavera edizione 2017-2018. Il calcio d'inizio sarà battuto dal Frosinone. L'Avellino nel corso di questi primi 45 minuti attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, Pini nella consueta tenuta bianco-verde, consueto giallo canarino anche per il Frosinone, che batterà dunque il calcio d'inizio. Entrambe le squadre devono riscattare le sconfitte rimediate nella gara inaugurale del torneo Primavera 2. Come sapete, il campionato nazionale Primavera 2 da quest'anno è stato oggetto di riforma. Non c'è più un unico campionato nazionale composto da formazioni di Serie A e B, suddiviso in tre gironi, ma c'è stata una scissione dei tornei, campionato Primavera 1 e campionato Primavera 2, di cui fanno parte Avellino e Frosinone. Dicevamo che le squadre sono reduci entrambe da sconfitte. L'Avellino ha perso in casa del Pescara per 4-1, sconfitta interna per il Frosinone per mano del Cagliari per 2-0. Manovra la formazione Ciociara, palla per il capitano Gori, che viene immediatamente fermato, prova a ripartire l'Avellino. C'è Cococcia perché per un attimo ha intercettato il pallone, palla ricacciata via, Caras intercetta il capitano del Frosinone Gori nel cerchio di centrocampo, viene messo giù, lascia correre il direttore di gara, prova a verticalizzare Evangelista, porta palla con il destro, il pallone della sera non filtra, ancora Evangelista per l'Avellino, alimenta l'azione Miranda per gli Irpini, la palla che termina tra i piedi di Palombo, estremo difensore del Frosinone, appoggia il pallone su Cococcia, il lancio in avanti del calciatore frusinante, lo scatto di Mastro Mattei che segna un avversario. Mastro Mattei, cross basso sul secondo palo, è pronto Simonelli che colpisce il legno. Ancora Frosinone, non è finita, subito pericolosa la squadra laziale con Simonelli che al primo minuto di gioco ha colpito il palo destro della porta difesa da Pozzi. Ecco l'Avellino dalla distanza, il sinistro di Evangelista. Il tiro del capitano terminato, dunque opportunità per il Frosinone con Simonelli che dopo un minuto di gioco ha colpito il palo. Prima emozione qui a San Michele di Serino. Cococcia si lotta nei pressi della riga
del faro laterale. La rimessa con le mani sarà d'appannaggio dei padroni di casa. È pronto Carbonelli. La rincorsa di Carbonelli. Il colpo di testa di un calciatore frusinate. C'è Miranda per l'Avellino. Evangelista non riesce a controllare il pallone. Alla fine commette fallo sull'avversario. Calcio di punizione per il Frosinone. Calcio piazzato prontamente battuto. Obleak approfitta dell'errore in disimpegno di Carbonelli, ma riparte l'Avellino. Ritmi discreti nel corso di questi primi due minuti di partita. Un match che promette scintille. Ricordiamo il palo colpito da Simonelli dopo appena un minuto di gioco. Gioco interrotto. Messa con le mani in favore del Frosinone con Cococcia. Simonelli aveva raccolto il cross rasoterra di Mastro Mattei dal versante di destra, appena fuori dall'area di rigore Irpina. Riprova a ripartire il Frosinone. Cococcia. Obleak. S'accentra Obleak. Ecco il numero 7. Chiedono palla in due, alla fine serve Esposito all'indietro per Tarasco. Enrico, dribbling su Buonocore, ancora Enrico, va giù il numero 10 del Frosinone, l'intervento rude di un avversario ai suoi danni. Calcio di punizione comandato dal signor Garofano, appartenente alla sezione di Torre del Greco, quanto sul nostro cronometro. Sono trascorsi 3 minuti e 30 secondi dall'inizio di questa partita. Sul punto di battuta è il numero 5 del Frosinone, Mastrantonio. Il muro difensivo messo su da Pozzi prevede 3 uomini. È probabile che ci sia una scodellata al centro dell'area di rigore. È pronto Mastrantonio. La rincorsa breve del numero 5 gialloblu, palla in aria come era prevedibile, il colpo di testa all'indietro di Miranda, palla in corner, alle sue spalle c'era la minaccia Enrico, dovrebbe essere lo stesso Enrico a battere dalla bandierina il primo tiro d'angolo della partita ed è in favore del Frosinone. Enrico, nelle vicinanze c'è Simonelli, colui che dopo pochi secondi, ricordiamolo, ha colpito il palo sfiorando la rete del vantaggio per i suoi. La battuta del corner, il colpo di spalla, se andiamo ai gatti di Tarasco, con Simonelli, la palla che nell'area piccola spazza via il numero 5 Granata, trema ancora l'Avellino, pericoloso il Frosinone, le sue sortite sinora. Rimessa con le mani per Cococcia, 5 minuti di gioco. Avellino ha rischiato ancora una volta di passare in svantaggio. Cococcia, il colpo di testa di Mastro Mattei, lottano Granata e il capitano della formazione laziale, il numero 8 Gori, poi gesto d'intesa, fair play tra i due. C'è comunque rimessa dal fondo per l'Avellino. È pronto Pozzi ad andare alla rimessa. Palla scaraventata nella metà campo avversario, il colpo di testa di Tascone che non poteva far meglio nella sua elevazione, rimessa con le mani in favore dei gialloblu laziali. Ancora Tascone di testa, Cococcia, Tascone, duello spalla a spalla con l'avversario. Interviene il direttore di gara a comandare un calcio di punizione per l'Avellino. L'intervento ai danni di Tascone è stato giudicato irregolare. La punizione è battuta da Granata, rincorre il pallone vanamente Solazzo. Numero 11 non è riuscito a mantenere il pallone giocabile. Solazzo, autore dell'unico gol dell'Avellino a Pescara, la formazione biancoverde in Abruzzo è stata sconfitta per 4-1. Solazzo aveva tra l'altro portato in vantaggio l'Avellino, poi il Pescara ha dilagato vincendo per 4-1. La palla scorre
si richiede l'intervento di Pozzi, la sfera che s'alza a campanile, c'è un rimbalzo, poi gol in lotta con Tascone, prova a mettere ordine un calciatore biancoverde, calcio di punizione, è stato travolto Buonocore nella sua avanzata, Tascone sbaglia, finisce col servire Mastro Antonio, il lancio di Mastro Antonio viene sgambettato, Simonelli giudicato fortuito dall'arbitro, l'intervento di un calciatore biancoverde, intanto va giusto Lazzo, stavolta il direttore di gara ritiene di intervenire ed assegna un calcio di punizione ai padroni di casa, che se si esclude la conclusione di Capitano Evangelista dalla lunga distanza terminata al lato, sinora non ha portato pericoli alla porta difesa da Palombo. Ora piazzato per la formazione irpina, che prova a costruirsi un'opportunità, e proprio Evangelisti a distanza è siderale, potrebbe provarci. La conclusione di Evangelisti, tiro telefonato, nessuna difficoltà di sorta per Palombo, che dopo il rimbalzo della sfera sul sintetico ha fatto suo con una certa tranquillità il pallone. È pronto al rilancio l'estremo difensore del Frosinone, guadagna qualche metro fuori dall'area di rigore. C'è una spizzata da parte di Mastro Mattei, erra il Frosinone, prova ad impostare l'Avellino, la verticalizzazione intercettata da Mastro Antonio, si lotta, contrasti energici sul rettangolo di gioco, Gori, ancora l'Avellino ad allontanare, una serie di colpi di testa, lotta Mentana, viene fermato, lascia correre il direttore di gara, Mastro Antonio. Il pressing di Solazzo sull'avversario, Solazzo ruba palla ad Esposito, Mentana sull'auto di destra, alza la testa Mentana, il cross al centro, attenzione, non sappiamo cosa volesse fare il numero 7 Tascone, è in fuori gioco però Solazzo, ha perso l'attimo Tascone nel controllare il pallone in prima battuta, lo ha recuperato, è riuscito a crossare, ha pescato Solazzo, ma è il numero 11 biancoverde, era terminato al di là di tutti, il pressing efficace dei lupi, Tascone, Solazzo anticipato, Buonocore per un attimo, può impostare Tarasco, Esposito, lancio in avanti, duello in velocità tra Caras e Mastro Mattei, poi lascia scorrere con Messiere Granata, rimessa dal fondo a beneficio dei campani. Nono del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Frosinone. Ecco Ponzi, Mentana non è riuscito a controllare, prova a ripartire il Frosinone. Travolto Enrico, calcio di punizione per i Ciociari. Il direttore di gara esige che il pallone venga sistemato sul punto esatto di battuta. La formazione ospite ha guadagnato indebitamente metri, si può riprendere ora. Ecco Mastro Antonio, lo scambio ravvicinato con un compagno. Ancora Mastro Antonio, prova ad accelerare. Mastro Antonio porta palla con il sinistro, alla fine serve sul versante di sinistra Tarasco, sempre sulla sinistra, Esposito prova a rientrare, Gori, Esposito, non riesce la triangolazione ai calciatori frusinati, alla fine c'è rimessa laterale in favore dei biancoverdi, allenati da Tonino Iandolo, lo scorso anno c'era Renato Cioffi. Ruba palla alla formazione di casa, a sua volta ruba palla pure il Frosinone, Gori, dribbling di Gori che prova a scappare via sulla sinistra, viene inseguito da Buonocore, palla in aria, allontana Granata, alimenta l'azione per i frusinati Enrico, il rimpalo lo sfavorisce, alla fine c'è il rilancio di Pozzi, la sfera che s'alza a campanile, la traiettoria ha assunto uno strato effetto. Enrico per il Frosinone, palla in aria,
svetta un calciatore biancoverde che fa valere i suoi centimetri. Alla fine con mestiere, con astuzia, Mentan riesce a guadagnare un calcio di punizione. Anzi no, il piazzato è per il Frosinone, l'intervento in spaccata provvidenziale a nostro avviso di Tascone, il palo e la rete di Simonelli che stavolta fa centro. 12° minuto di gioco, il Frosinone passa in vantaggio con una conclusione non irresistibile ma angolata di Simonelli. Pozzi inutilmente proteso nel tuffo non è riuscito ad arrivare sul pallone che prima ha toccato il palo e poi si è insaccato. Dunque Simonelli stavolta non sbaglia, stavolta è assistito dalla buona sorte e porta in vantaggio il Frosinone al minuto numero 12 di questo primo tempo. La formazione biancoverde è rimasta sorpresa dal fatto che il direttore di gara avesse assegnato il calcio di punizione al Frosinone e non all'Avellino come sembrava che fosse. Dalla ripartenza fulminea dei calciatori gialloblu è scaturita la rete di Simonelli per l'1-0 del Frosinone. Simonelli che ricordiamo all'alba di questa partita aveva colpito il palo, era già andato vicino alla marcatura. Frosinone in vantaggio, San Michele di Serino. Ora la partita è in salita per i calciatori di Mister Iandolo. Colpo di testa di Granata, colpo di testa dell'alto numero 5 Mastrantonio. Palla indirizzata nei pressi della panchina laziale. Gioco interrotto. Dimessa laterale per l'Avellino. C'è ancora scarsa comprensione tra i calciatori in campo e l'arbitro. C'è comunque rimessa laterale per i campani che sono sotto di un gol. Simonelli ha sbloccato lo 0-0. Le raccomandazioni del direttore di gara all'indirizzo delle due panchine. Si può riprendere, pronto Barzaghi a rimettere la palla in gioco. Siamo proprio nei pressi della panchina del Frosinone. Sta per scoccare il quarto d'ora di gioco. Avellino 0, Frosinone 1. Deve reagire la squadra di casa. Carbonelli per l'Avellino. La sovrapposizione di Tascone. Non riesce la manovra ai Lupacchiotti. Palla scaraventata direttamente in tribuna da parte di un calciatore biancoverde, rimessa laterale per il Frosinone che ora può gestire il match forte del vantaggio conseguito qualche minuto fa. Tascone lotta, in via di un avversario, con la punta del piede prova a servire Mentana, palla fuori dalla portata dell'attaccante biancoverde, colpo di testa di Mastrantonio. Ancora Avellino, deve rientrare dal fuorigioco Mentana, il colpo di testa di Granata, palla direttamente in faro laterale, ancora una rimessa con le mani a beneficio della squadra sociara. Cococcia, lancio di Enrico, la sventagliata a cambiare gioco, Barzaghi in qualche modo riesce a cavarsela su Simonelli. E il numero 2 riesce a far carambolare il pallone sugli stinchi dell'avversario guadagnando una rimessa laterale. Ancora Barzaghi sul lazzo, ha problema di girarsi, subisce fallo, numero 11 biancoverde, calcio di punizione per i padroni di casa. Sarà Barzaghi a battere il calcio di punizione. Cambio di gioco, Tascone di testa, libera in maniera quanto approssimativa Mastrantonio. Ora il Frosinone, contenuto in maniera regolare
Mastro Mattei, Enrico in anticipo su Barzaghi che lotta, non si arrende, c'è la sovrapposizione di un calciatore frusinato efficace, occhio al break degli aziali, Esposito nell'area piccola, l'anticipo del numero 5 Granata su Mastro Mattei in agguato, provvidenziale intervento del centrale biancoverde che ci ha messo una pezza, come si suol dire, ma resta in zona d'attacco il Frosinone con una rimessa laterale. Indeciso sul da farsi il battitore, Simoncelli sguscia via, scappa via tutti, si coordina e colpisce la traversa il numero 7 Oblak, poi la rete viene annullata per posizione irregolare. 17° del primo tempo, annullato un gol al Frosinone dopo che Oblak di destro si era coordinato, aveva colpito la traversa, la palla è rientrata in campo, si è avventato sul pallone Mastro Mattei, ma l'attaccante, nonostante avesse spinto il pallone all'interno della porta avversaria, si è visto annullare il gol per posizione di fuorigioco. Carbonelli, lotta Mentana, palla ancora allontanata, il colpo di testa di Caras. Vano il gesto acrobatico di Tascone, altra rimessa laterale per la squadra gialloblu. Secondo legno colpito dalla squadra allenata da mister D'Antoni nel corso di questa partita. La traversa di Oblak va a fare il paio con il palo colpito da Simonelli. Con la battuta della rimessa laterale. Mastro Mattei, Cococcia, rimessa ancora per il Frosinone. Mastro Mattei si libera bene degli avversari che serve Gori. Ancora Gori, dribbling del capitano del Frosinone che perde palla. Mastro Antonio anticipa Miranda, Esposito, tessera la tela del Frosinone. Ancora Esposito, solazzo su di lui benissimo. Palla a metà strada tra Cococcia e Tascone. Alla fine c'è l'intervento dell'arbitro a comandare un altro calcio di punizione in favore dell'Avellino. Miranda, servito sulla sinistra Tascone, colto in controtempo, rimessa laterale ancora per il team ospite. Cococcia, palla nel cerchio di centrocampo, non si lascia superare, Miranda lotta, alla fine Buonocore, perde palla l'Avellino, ancora Frosinone, rimessa laterale per i padroni di casa, la palla di Mastro Antonio non è stata raccolta da Cococcia, si sono spiegati a distanza i due, ci prova l'Avellino che deve recuperare l'1-0, Tascone, la traiettoria arcuata e palla alta sopra la traversa, a meno di un metro, ha provato il numero 7 a sorprendere Palombo da lunga distanza, la palla non si è abbassata a sufficienza per creare qualche grattacapo al portiere del Frosinone, comunque sembrava attento. 20° del primo tempo, Frosinone sempre in vantaggio qui a San Michele di Serino. Mentana, lo scatto dell'attaccante biancoverde, dovrebbe esserci calcio di punizione per il Frosinone, molto probabilmente Mentana ha controllato il pallone con la mano, la segnalazione è stata del guardalinee, il direttore di gara evidentemente con la visuale coperta dal corpo dell'attaccante non se n'era accorto. Ora il Frosinone, lo scatto di Esposito che traccia un solco sull'auto di sinistra, la palla che attraversa tutta l'area di rigore, siamo sul versante di destra, lottano il numero 7 Oblak ed Esposito, alla fine Esposito commette fallo, ci sarà calcio di punizione per il Frosinone. 21° del primo tempo.
Sul punto di battuta il numero 10 Enrico conta i passi, il direttore di gara esige il rispetto della distanza regolamentare. Due uomini in barriera sistemati da Pozzi, attentissimo sul primo palo a sistemare il muro difensivo. Scuta l'orizzonte Enrico, prende posizione anche il direttore di gara, si attende il suo fischio per assistere alla battuta di questo calcio piazzato. 22esimo, ecco il fischio del direttore di gara, parte Enrico, traiettoria bassa, la parata di Pozzi sul piattone di Tarasco. Attento il portiere dell'Avellino sul piattone sinistro centrale del numero 4 del Frosinone. Pozzi si è ritrovato il pallone tra le braccia dopo che il numero 4 aveva colpito in corsa piuttosto indisturbato, possiamo dire. Nessun calciatore biancoverde lo aveva contrastato. Insiste il Frosinone, ancora con Esposito. Enrico fermato, ora Esposito tra i migliori, ancora Esposito, non passa, Enrico gli dà una mano, alla fine c'è una rimessa laterale per la squadra allenata da Antoni, cara al presidente Stirpe. Ricordiamo che la prima squadra ancora per qualche settimana disputerà le partite interne di Serie B proprio a partire con Lombardi di Avellino, in attesa che venga inaugurato il nuovo stadio. Si mantiene in zona d'attacco il Frosinone. Esposito, traiettoria bassa, facile preda degli avversari. Avellino guadagna ora una rimessa laterale. Non cambia il battitore, sempre Barzaghi, Evangelista, Miranda, Oblak per il Frosinone, azione di rimessa della formazione ospite. Esposito, fermato da Barzaghi, si rinnova il duello con il numero 2 biancoverde che attacca platealmente l'avversario. Calcio di punizione per il Frosinone, si rammarica con se stesso Barzaghi, suo gesto di stizza. Calcio di punizione per gli ospiti, vicini al gol anche con Tarasco. Con la battuta del calcio di punizione, lo spiovente colpo di testa all'indietro di un difensore dell'Avellino, trattasi di Barzaghi, che a dispetto della statura è riuscito nell'elevazione ad anticipare l'avversario e a cavarsela suo malgrado con un calcio d'angolo in favore degli avversari. Dalla bandierina Mastrantonio, nugolo di calciatori in area, le raccomandazioni del direttore di gara. Si allarga a fisarmonica la schiera degli uomini, sia avversari che... C'è il gol! Pesca il jolly direttamente da calcio d'angolo. Il numero 5 Mastrantonio, che ha beffato sul palo più lontano Pozzi per il 2-0 del Frosinone. Beffato Pozzi dalla traiettoria maligna del calciatore allenato da D'Antoni. 2-0 per il Frosinone. Mastrantonio direttamente da calcio d'angolo raddoppia. Gara ancora più in salita per i padroni di casa. Si è lasciato scavalcare dal pallone Pozzi. La traiettoria della sfera lo ha tradito. E il Frosinone è in vantaggio per 2-0. Abbiamo assistito ad un gesto tecnico, come raramente se ne vedono. Non è molto frequente segnare da calcio d'angolo a tutte le latitudini del calcio. E il campionato primavera ci sa regalare anche questo. Calcio d'angolo ora per l'Avellino, dalla battuta dalla bandierina è pronto Tascone.
26esimo, ecco il tiro dalla bandierina, alla fine Palombo fa su il pallone subendo anche fallo. Due i calciatori del Frosinone al tappeto, si sta rialzando Palombo, qualche problema in più per il suo compagno di squadra. Nulla di grave, anche se Mastrantonio si tocca la spalla sinistra, ma dà l'impressione di poter metabolizzare il colpo. Calcio di punizione per il Frosinone, che ora è in vantaggio di 2-0 sull'Avellino qui a San Michele di Serino. Con le mani l'Avellino prova a scuotere i suoi mister Iandolo, Solazzo. Sono già 6 le reti sinora subite nelle prime 2 partite di campionato. Controllo errato di Mentana, rimessa con le mani in favore degli ospiti che ora giocano sul velluto, forti del doppio vantaggio. Gori, il palleggio nel numero 8. Intervento da Tergo di Buonocore giudicato regolare. Alla fine il direttore di gara interrompe ancora una volta il gioco per comandare un calcio di punizione in favore dei campani. Batte Barzaghi. Le raccomandazioni del signor Garofalo all'indirizzo del mister biancoverde Iandolo. La battuta di Barzaghi, Sollazzo, finta di corpo a cercare lo scatto di Buonocore. Fa buona guardia Mastrantonio, che riesce a guadagnare una rimessa dal fondo. Nuovamente Palombo al rinvio. Colpo di testa dell'Avellinese Sollazzo. Avanza il Frosinone, Cococcia, temporeggia, serve Mastrantonio, autore del gol del 2-0 del Frosinone, direttamente da calcio d'angolo. Oblak, palla in aria, lontana granata che sbaglia, Cococcia, Avellino in affanno, alla fine c'è Tascone a provare ad allungare i suoi, Mentana, lo scambio con Evangelista, è libero, Carbonelli sulla sinistra viene ignorato. È stato subito attaccato ferocemente dagli avversari Evangelista. C'è rimessa con le mani in favore degli ospiti. È scoccata la mezz'ora al nostro cronometro. Avellino 0, Frosinone 2. Le reti di Simonelli al 12esimo e di Mastrantonio al 25esimo. La battuta di Cococcia, svetta Granata, il quale vince il duello aereo con l'avversario. Tascone per l'Avellino, ha la necessità di girarsi, serve un avversario, trattasi di Enrico. Caras, Barzaghi, la sfera che s'alza a campanile, lo spiovente viene raccolto da Buonocore, che erga nel palleggio, Barzaghi allontana. C'è lo scatto di Mentana, duello in velocità con Centra, sbaglia il Frusinate e con una facilità estrema Mentana riesce ad accorciare le distanze. L'attaccante biancoverde dribbla anche il portiere, hanno pasticciato Palombo e Centra, ne ha approfittato Mentana per dimezzare lo svantaggio. Dunque 2-1 per il Frosinone al 31esimo, accorcia le distanze Mentana per l'Avellino, il quale rimette la sua squadra in partita. Match di aperto. Scarsa intesa tra Centra e Palomba. Ne ha approfittato Mentana, che si è involato verso l'estremo difensore avversario, lo ha dribblato e a porta vuota ha depositato in rete. Evangelista, ora i lupi devono sfruttare
l'entusiasmo generato dal gol dell'1-2 che li ha rimessi in partita. Ora calcio di punizione per l'Avellino, attaccato il capitano Evangelista. Ora sarà lui stesso a battere il calcio piazzato, potrebbe riprovarci dalla distanza come ha fatto in precedenza. La rincorsa del capitano biancoverde, 32esimo, 4 gli uomini in barriera sistemati da Palombo, corresponsabile nell'azione del gol avellinese, corresponsabile concentra. Ora opportunità per Evangelisti, blocca a terra Palombo sul sinistro centrale del capitano biancoverde. Al rilancio l'estremo difensore del Frosinone, Barzaghi, ferma in maniera regolare Simonelli, messa con le mani in favore del Frosinone. Le indicazioni di mister D'Antoni e i suoi, esige concentrazione il tecnico laziale, soprattutto dopo la rete biancoverde che ha rimesso in gara gli avversari. Calcio di punizione per i campani, sempre Barzaghi sul punto di battuta, 33esimo, Tascone nell'azione di disturbo, è in posizione regolare Mentana, calcio d'angolo per l'Avellino, l'ultimo tocco è di Cococcia, sarà Tascone ad andare dalla bandierina, va a recuperare il pallone il numero 7, Avellino a caccia della parità, caccia del gol che concretizzerebbe la rimonta, la battuta di Tascone, la presa di Palombo indisturbato nel pieno dell'area piccola, nulla di fatto su questo tiro dalla bandierina, riparte la squadra gialloblu. Esposito, Mastro Mattei, lo scambio con Esposito tra i più attivi dei suoi nel corso di questa prima mezz'ora di gioco. Lo scatto di Mentana, occhio all'attaccante dell'Avellino che ci prova da posizione refilata, intanto è rimasto Sollazzo a terra, tensione in campo ora, ammonito il numero 9 Mastro Mattei. Garofano avrà il suo bel da fare per riportare una certa tranquillità in campo. La gara tutto sommato è corretta, non ci sono state scorrettezze di sorta sul rettangolo di gioco. Le scuse reciproche delle panchine. Il tutto fortunatamente sembra rientrare, anche se Sollazzo ha bisogno di cure, si è rialzato il numero 11 dell'Avellino. È passata quasi in secondo piano l'opportunità che ha avuto Mentana, la posizione defilata, di beffare ancora una volta Palombo. La sua conclusione è terminata sull'esterno della rete. Si ripartirà da una rimessa dal fondo per il Frosinone, intanto questa interruzione sicuramente sarà computata dal direttore di gara nell'entità del recupero che sarà concesso al termine, che sicuramente sarà concesso al termine del 45esimo. Il colpo di testa di Granata, prova a ripartire l'Avellino ingalluzzito dal gol dell'1-2. Le scuse di Carbonelli all'indirizzo di Tascone, completamente sballato l'assist. Barzaghi, ancora un duello con Simonelli,
commette fallo il numero 11 del Frosinone, non troppo convinto Simonelli della decisione dell'arbitro di assegnare il calcio di punizione all'Avellino, ha allargato le braccia. Fuori gioco di Tascone, se non andiamo errati. C'è stata la segnalazione dell'assistente di destra, del signor Garofano, appartenente alla sezione di Toga del Greco, coadiuvato da De Palma di Foggia e Montagnani di Salerno. Terna arbitrale per due terzi campana. Evangelista, c'è Carbonelli, Tascone, dai vai con Carbonelli, ancora Carbonelli. Nel dribbling si è allungato il pallone. Granata, alle sue spalle c'è Massimo Mattei, palla all'indietro per Pozzi, rilancio del portiere direttamente in faro laterale, non ha voluto correre rischi il portiere dell'Avellino, si è subito liberato del pallone, Cococcia con le mani. Caras, ad occhi chiusi allontana, il colpo di testa di Tarasco. Enrico, Barzaghi, ancora un duello con Simonelli, rimessa laterale per il Frosinone, di testa in tuffo Barzaghi, ha anticipato l'avversario. Ancora Frosinone, lo scambio nello stretto dei calciatori ospiti. Enrico, il fallo ai suoi danni di Solazzo, che lo ha strattonato in maniera irregolare. Calcio di punizione per il Frosinone, 38esimo al nostro cronometro. Ecco la battuta del calcio di punizione, svetta Granata, ancora il pallone, ci pare Tascone, colpo di testa di Mastrantonio, azione di disturbo, quasi si disturbano due compagni, Tascone e Granata. Altra rimessa laterale per il Frosinone, sempre Cococcia alla battuta. Lo scambio tra Massimo Mattei e Oblak, il cross del numero 7 completamente errato, ha calibrato male Oblak, rimessa dal fondo per l'Avellino. Il rilancio di Pozzi, colpo di testa di Mentana, Carbonelli fermato da Oblak, Tarasco, Zoppi che intanto Cococcia, Simonelli, Esposito, dai e vai con Simonelli, l'intervento in scivolata di Caras, pulito sul pallone, messa laterale per il Frosinone. La battuta sarà effettuata da Esposito, occhio movimento di Enrico. Deve sveltire i tempi Esposito, palla in aria, di testa Granata, alto colpo di testa, libera l'area di rigore, si accontenta della rimessa con le mani Esposito. Viene fermato il calciatore del Frosinone Enrico, prova a ripartire l'Avellino, perde palla la squadra erpina, può reimpostare la formazione Ciociara, c'entra. Occhio all'inserimento di Enrico, palla all'indietro che non viene raccolta dal capitano Gori. Evangelista per l'Avellino. La verticalizzazione a beneficio di Mentana, lotta all'attaccante biancoverde che guadagna il massimo da quella situazione, ossia il calcio di punizione. C'è stato l'immediato capovolgimento di fronte. La calcio di punizione per la formazione di casa, che al 31esimo ha trovato la rete dell'1-2.
Frosinone ha ancora una rete di vantaggio sugli avversari. Calcio di punizione all'ennesimo battuto da Evangelista. Il fischio dell'arbitro, parte Evangelista, soluzione morbida, troppo morbida per creare difficoltà di sorta a Palombo, che ha brancato la sfera con estrema facilità. Lancio in avanti a metà campo biancoverde. Deposita il pallone in faro laterale, Carbonelli, rimessa con le mani ad appannaggio dei laziali. Cococcia riesce a mantenere il pallone giocabile. Oblejak sulla destra, ancora Oblejak, Cococcia entra in aria, la conclusione murata, allontana Barzaghi, non riesce a colpire di testa Evangelista. Mastrantonio per il Frosinone, Esposito, lotta Barzaghi, in suo aiuto Solazzo, palla rubata, Evangelista. Quanti contrasti, Enrico mette d'accordo tutti, avanza Enrico, è all'altezza della lunetta Enrico, sgambettato praticamente da Granata, giallo meritato, obiettivamente per il numero 5 dell'Avellino, intervento sin troppo deciso sulle gambe dell'avversario, calcio di punizione per il Frosinone. Secondo ammonito della partita, uno per parte. L'Avellinese Granata va ad aggiungersi al Frusinate Mastro Mattei. Sarà lo stesso Enrico a battere il calcio di punizione, almeno questo sembra dalla postura del calciatore. La folta barriera predisposta da Pozzi. Conta i passi l'arbitro. Anche qui occorre rispetto della distanza regolamentare, ossia dei 9 metri. Si dovrebbe essere lo stesso Enrico a battere il calcio di punizione, la rincorsa del numero 10 del Frosinone. Manca un minuto al 45esimo, poi ci sarà il recupero. Avellino deve cercare di rientrare negli spogliatoi almeno con una rete di svantaggio. Parte Enrico, conclusione non fortissima, la palla che è terminata debolmente oltre la trasversale, rimessa dal fondo per la formazione di casa. Il rilancio di Pozzi, il placcaggio ai danni di Sollazzo, calcio di punizione per l'Avellino. Manca un minuto al 45esimo, dunque poi vedremo quale sarà l'entità del recupero concessa dal direttore di gara. Probabilmente ce ne sarà, perché c'era stata l'interruzione dovuta a quel focolaio di tensione che si era creato subito dopo il gol dell'1-2 dell'Avellino. Rimessa dal fondo, stavolta da parte di Palombo, portiere del Frosinone. Un minuto di recupero. Colpo di testa di Buonocore. Solazzo, qualcosa da dire al guardalinea. Rimessa laterale è del Frosinone. Ci si avvia all'intervallo ormai. Palla ancora spazzata. Il duplice fischio del signor Garofalo, dunque, che manda le squadre negli spogliatoi. Termina qui il primo tempo. Il Frosinone sta conducendo fuori casa sull'Avellino per 2-1. Al 12esimo ha sbloccato lo 0-0 Simonelli, ha raddoppiato Mastrantonio. Al 25esimo Martone ha rimesso in gioco l'Avellino, siglando il 2-1 al 31esimo del primo tempo, che va in archivio. A risentirci per il commento dei secondi 45 minuti.
Amici di Sportivi alla visione, ancora immagine allo stadio comunale di San Michele di Serino, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Frosinone, valevole per la seconda giornata d'andata del campionato nazionale Primavera 2. Intanto c'è un cambio tra le fila dell'Avellino, fuori Barzaghi, dentro il numero 18 Caronte. Avvicendamento proprio all'inizio della ripresa che vede i Lupacchiotti, padroni di casa, soccombere per 2-1 al cospetto del Frosinone. Partiti proprio in questo momento, dunque inizia la ripresa qui a San Michele di Serino, dicevamo Avellino-Frosinone, match valido per la seconda giornata d'andata del campionato nazionale Primavera 2, riservato alle formazioni le cui prime squadre appartengono alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e di Serie B. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. No, non è uscito Barzaghi. Barzaghi è rimasto in campo. Vedremo chi è il calciatore sostituito dalle fila bianco-verdi. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. Allora, con il numero 1 Pozzi, Barzaghi con il numero 2, 3 Carbonelli, 4 Bonocore, 5 Granata, 6 Caras, 7 Tascone, 8 Miranda, 9 Mentana, 10 Evangelista, 11 Sollazzo. In panchina Pizzella, Marciano, Alvaro, Aviani, Dari, Paolella. Caronte è entrato in campo con il numero 18, Sabatino, Chianese, Frattolillo, Siciliano e Girasole. Allenatore signor Iandolo, eccolo Caronte in azione. Sollazzo, tra un po' passeremo anche, è uscito il numero 8 Miranda. Al suo posto Caronte. Il Frosinone, che non ha operato cambi, risponde con Palombo tra i pali, numero 1, numero 2 Cococcia, 3 Esposito, 4 Tarasco, 5 Mastrantonio, 6 Centra, 7 Oblea, 8 Gori, 9 Mastro Mattei, 10 Enrico, 11 Simonelli. A disposizione Marciano, Verde, Capogna, Cerroni, Piersichini, Alfonsetti e Mancini. Allena D'Antoni. La terna arbitrale è composta dai signori Garofano, editore del Greco, direttore di gara. Gli assistenti sono De Palma di Foggia e Montagnani di Salerno. Frosinone in vantaggio per 2-1 sull'Avellino, parziale maturato in virtù delle reti messe a segno al 12° da Simonelli. Il raddoppio del Frosinone con Mastrantonio al 25°. Ha accorciato le distanze Mentana per l'Avellino al 31°. C'è da segnalare anche un palo colpito dal Frosinone con Simonelli al primo minuto di gioco e la traversa colpita da Bloeak, sempre per il Frosinone, sulla cui ribattuta ha ribadito in rete Mastro Mattei, ma era in fuorigioco. La rete del raddoppio del Frosinone da parte di Mastrantonio è giunta direttamente da calcio d'angolo. La ripresa è iniziata da 2 minuti. Il programma intanto della seconda giornata prevede Ascoli-Palermo, Avellino-Frosinone, Bari-Pescara, Benevento-Foggia, Cagliari-Perugia, Ternana-Crotone, riposa la Salernitana. Avellino e Frosinone sono state inserite nel girone B del campionato Primavera 2, composto da 2 gironi da 13 squadre. Sì. Tocca alla Salernitana riposare in questa giornata. La classifica dopo i primi 90 minuti vede in testa Pescara, Cagliari, Salernitana e Foggia con 3 punti, Bari, Benevento, Crotone e Palermo con 1 punto, l'Ascoli, il Frosinone, l'Avellino, la Ternana con 0 punti, 0 punti anche il Perugia, che fa il suo esordio in campionato in casa del Cagliari, che a sua volta nella giornata inaugurale ha vinto sul terreno del Frosinone per 2-0. L'Avellino ha iniziato anch'esso con una sconfitta in quel di Pescara, 4-1 per gli abruzzesi. Il risultato finale aveva portato in vantaggio l'Avellino
Sollazzo, poi Mancini, Camilleri, Morselli e Scimia si sono scatenati e hanno firmato il poker dei pescaresi. Lancio errato di Simoncelli, pare direttamente tra le braccia di Pozzi. È pronto al rilancio l'estremo difensore biancoverde. Il prossimo turno prevede Avellino Cagliari, dunque un altro impegno casalingo a distanza di una settimana per gli uomini di Andolo, i quali ospiteranno il Cagliari, una delle quattro società di Serie A che partecipano al campionato Primavera 2. Foggia Bari, Frosinone Ascoli, Palermo Ternana, Perugia Benevento, Pescara Salernitana, riposerà il Crotone. Delle quattro società di Serie A che partecipano al campionato Primavera 2, che vede in prevalenza la partecipazione di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, sono la Spalli, il Crotone, il Benevento. Seguiamo un attimo la sortita, l'incursione di Enrico, calcio d'angolo per il Frosinone, il primo di questa ripresa. Qua sono trascorsi 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Seguiamo gli sviluppi di questo corner, poi completeremo il discorso. Mastrantonio dalla bandierina. Occhio, potrebbe riprovarci. Batte il numero 5, stavolta non è un granché. Battuta dal calcio d'angolo. Noto vita facile i difensori biancoverdi. Ecco l'Avellino, c'è superiorità numerica. Sollazzo, rientra di sinistra Sollazzo. Era buona l'idea di aprire sulla sinistra per un compagno, ha capito tutto Cocuccia. Potenziale occasione da rete per l'Avellino. Dicevamo che oltre alla SPAL, che è inserita nel girone A, il girone del centro-nord, nel girone B ci sono di Serie A il Cagliari, il Crotone ed il Benevento. Ancora Simonelli, rientra Simonelli, Enrico calcia di destro, conclusione alta, provato dalla distanza, Enrico, non è riuscito il tentativo di sorprendere Pozzi da circa 30 metri, la rimessa dal fondo del portiere biancoverde in completa tenuta rossa, tradizionali colori sociali per entrambe le squadre sul sintetico di San Michele di Serino quest'oggi. Avellino che nel corso di questa ripresa attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Intanto è giù Simonelli del Frosinone, gioco interrotto, si rende necessario l'intervento del sanitario della squadra cara al presidente Stirpe. Frosinone che tra un po' inaugurerà il nuovo stadio, la prima squadra, l'abbiamo già detto nel corso della telecronaca, ha chiesto e ottenuto ospitalità alla città di Avellino di disputare le gare interne di Serie B allo stadio Partenio Lombardi. Tra qualche settimana sarà gran festa in Ciociaria per l'inaugurazione del nuovo stadio. È fuori dal rettangolo di gioco Simonelli, attende l'autorizzazione dell'arbitro per poter rientrare. Semaforo verde per Simonelli, dunque ristabilita la parità numerica in mezzo al campo. Intanto c'è rimessa dal fondo ancora per l'Avellino. Campionato Primavera che è stato oggetto di riforma. Non c'è più un unico campionato nazionale suddiviso in tre gironi, come era previsto sino allo scorso anno. Adesso c'è stata una scissione.
due campionati, Primavera 1 riservato per gran parte alla società di Serie A e Primavera 2. Calcio di punizione per il Frosinone, una riforma dei campionati che era stata già ufficializzata dal regolamento della stagione 2016-2017, un cambiamento epocale preannunciato. Riparte il Frosinone, avanza il numero 5 Mastrantonio, viene fermato, Gori lotta con Tascone, l'ultimo tocco è di Tascone, rimessa con le mani in favore del Frosinone, intervento ai limiti della regolarità di Granata, ma può distendersi l'Avellino con Evangelisti. Ancora Evangelisti, c'è Sollazzo sulla destra, si addormenta sul pallone Evangelisti, poi si arrabbia con se stesso, scaraventa il pallone sulla recinzione dello stadio comunale di San Michele di Serino. Ha sommato una buona opportunità, non si è concretizzata al meglio la ripartenza biancoverde. Tarasco centra, Oblak per Cococcia, deve vedersela con Carbonelli, alla fine c'è rimessa con le mani in favore dei padroni di casa, batte lo stesso Carbonelli. Buonocore, ancora Buonocore, cambia gioco, rincorre il pallone il numero 2 Barzaghi, fermato Barzaghi, calcio di punizione per l'Avellino, undicesimo di gioco, sempre 2-1 per il Frosinone, le reti tutte nel primo tempo, Barzaghi si fa incontro, intanto ancora problemi per un calciatore, stavolta guai fisici per un atleta biancoverde. Approfittiamo dell'interruzione per spiegarvi per sommi capi quali sono i punti fondamentali di questa riforma. Si è rialzato intanto il numero 9 Mentana. Si riprende a giocare, c'è Barzaghi alla battuta, il lancio del biancoverde, vedremo se ci sarà un'altra interruzione per potervi più o meno esplicare in cosa consiste questa riforma dei campionati. C'è fuorigioco di Tascone, il numero 7 è stato beccato in posizione irregolare, è scattata alla perfezione la trappola dell'offside dei calciatori gialloblu, calcio di punizione dunque per il Frosinone, sarà Palombo a battere, lascia incustodita la sua porta il primo difensore del Frosinone, palla in avanti, lo spiovente, la palla che sta a campanile accolta per un attimo da Enrico, c'è fallo commesso da un calciatore del Frosinone, punizione per l'Avellino. ...13 minuti dall'inizio della ripresa, non ci sono occasioni da rete degne di essere annotate. Sollazzo tiene palla, ancora Sollazzo all'indietro per il numero 4 Buonocore. Caronte a cercare di imbeccare Sollazzo, palla troppo lunga, vano il generoso scatto del numero 11 dell'Avellino, rimessa dal fondo Mastrantonio, Enrico, c'è stato lo scatto di un compagno, pasticcia l'Avellino,
Ecco Gori, allontana il numero 6 Caras, di testa Tarasco, era rimasto in fuorigioco Mentana, calcio di punizione per il Frosinone, azione nulla, Gori, portapalla il capitano del Frosinone, ancora Gori, lo scambio, il fraseggio avvicinato con il compagno, trattasi di Obleak che s'accentra, Enrico, va giù Enrico, tutto regolare, riparte l'Avellino con buono cuore, Carbonelli, va giù Carbonelli, anche in questo caso il direttore sorvola le falcate dei calciatori del Frosinone, il colpo di tacco di Simonelli a servire in corsa Mastrantonio, tentativo vano, hanno capito tutto quelli dell'Avellino, ma è ancora il Frosinone in possesso palla, Tarasco, Gori, palla spedita in faro laterale, altra interruzione e noi ne approfittiamo per poter più o meno parlarvi di questo regolamento, di questa scissione che si è avuta nel campionato Primavera. E dunque, Primavera 1 con un girone unico di 16 squadre, Primavera 2 con due gironi da 13. In Primavera 1 ci sono l'Atalanta, il Bologna, il Chievo, la Fiorentina, il Genoa, l'Inter, la Juventus, la Lazio, il Milan, il Napoli, la Roma, la Sampdoria, il Sassuolo, il Torino, l'Udinese e il Verona. I quattro club di Serie A che partono dalla Primavera 2 sono il Cagliari, il Crotone, non è undicesima nel girone C dello scorso anno e con un ranking sportivo determinato dai risultati degli ultimi 5 anni, più basso rispetto alle altre, e poi le due neopromosse Benevento e Spal. C'è il Verona, ma non per il quarto posto raggiunto nel girone A della passata stagione, in Primavera 1 per quest'anno prevede solo la partecipazione di club di Serie A, e le eventuali squadre di B nei primi quattro posti sarebbero state rimpiazzate con squadre di Serie A. Cosa accaduta a Lentella, finalista dell'ultima Coppa Italia e a cui non è bastato. Attenzione ora, calcio di rigore per il Frosinone, un fallo di mani giudicato volontario dal direttore di gara, 17esimo della ripresa, l'autore del fallo di mani dovrebbe essere stato il numero 4 buono cuore, penalty per il Frosinone, ora Gori all'opportunità di siglare il gol del 3-1 per la sua squadra e di riportare a 2 lo scarto di reti tra le contendenti, no, si allontana Gori dal punto di battuta, sul dischetto ci va Enrico, Enrico contro Pozzi, 17esimo del secondo tempo, parte Enrico, gol, spiazzato Pozzi, tris del Frosinone dunque al 17esimo della ripresa. Conclusione magistrale di Enrico, ora da fare per Pozzi, pallone da una parte, portiere dall'altra. Intanto è entrato Dari per l'Avellino, fuori Mentana, 3-1 ora per il Frosinone, fallo ingenuo di mano di Buonocore, un fallo commesso senza che nessun avversario lo contrastasse, davvero un peccato, tanto rammarico questo calcio di rigore per questa opportunità concessa agli avversari di consolidare nuovamente il vantaggio. Mastro Mattei, Enrico, ancora Enrico, la grande parata di Pozzi sulla conclusione violenta di sinistro di Enrico. Pozzi ha negato la doppietta nel giro di un minuto al numero 10 del Frosinone, freddo a battere dal dischetto per il 3-1 con cui la formazione Sociara sta conducendo ora sull'Avellino qui al comunale di San Michele di Serino. Si districa Buonocore, alla fine finisce col commettere subire fallo, scusate, calcio di punizione per l'Avellino,
Cambio di gioco, ha intercettato Simonelli. La presa facile di Palombo. Rilancio dell'estremo difensore del Frosinone, direttamente dalle parti di Gori. Ha provato a lanciare in profondità Mastro Mattei. Il muro bianco-verde, c'è comunque rimessa laterale per i gialloblu ospiti. Diciamo dell'Entella che non è stato ammesso al campionato Primavera 1, benché finalista della scorsa Coppa Italia, battuta dalla Roma nell'atto finale della manifestazione, e terza nel girone C perché, almeno per quest'anno, il campionato Primavera 1 dovrà essere composto solo da formazioni di Serie A. Gori per il Frosinone, conclusione murata. Solazzo perde il rimpallo con l'avversario. Esposito per il Frosinone, ancora Esposito, lotta con Dari che prova a sradicare il pallone dalle gambe dell'avversario. C'è calcio di punizione intanto per l'Avellino. È stato istituito il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni. Accedono, seguiamo questa azione dell'Avellino intanto, è in fuorigioco Dari, tutto fermo. Calcio di punizione per il Frosinone. Vengono promosse in Primavera 1 le prime due classificate dei due gironi, dalla seconda alla quarta, in totale sei squadre, si disputano i playoff per l'ultimo posto utile, con le seconde che partiranno con un turno di vantaggio rispetto alla terza e alla quarta. Inoltre, in caso di promozione in Primavera 1, di club retrocessi in C con la prima squadra, la finalista dei playoff sarà in cima alla lista dei ripescaggi. Altro cambio per l'Avellino. Dentro il numero 17 Paolella, fuori Tascone. 22esimo della ripresa, 3-1 per il Frosinone. Calcio di punizione per l'Avellino. La sventagliata dalle parti di Barzaghi. Ecco Barzaghi, vuole crossare, l'ostruzione di Simonelli. Calcio di punizione per l'Avellino, protesta Simonelli, non platealmente, però è palese il suo disappunto, ritiene di non aver commesso fallo, di aver rifilato una spallata regolare all'avversario, non è dello stesso avviso il signor Garofano. Calcio di punizione per l'Avellino, che vuole riaprire il match, la squadra di casa è sotto 3-1. 23esimo il nostro cronometro. Ecco il fischio dell'arbitro, la battuta di Evangelista, l'uscita a vuoto di Palombo. C'è stata una deviazione impercettibile sul colpo di testa in corsa di Solazzo. Corner per gli Irpini, traiettoria bassa, allontana Obleac, granata in corso da Enrico, il rinvio di Pozzi, il colpo di testa di Centra, deve lottare Cococcia per neutralizzare Paolella, messa laterale per il Frosinone.
Colpo di tacco di Oblak. La ripartenza della formazione Sciociara. Simonelli. Intervento in scivolata di Barzaghi. Compagine biancoverde rivoluzionata anche nell'organico, non solo nello staff tecnico, rispetto alla scorsa stagione. Esposito, la rimessa con le mani. Barzaghi lotta con l'avversario che ora rischia il giallo. Trattasi di Mastro Mattei, che sicuramente non le ha mandate al dire al direttore di gara, il quale si è limitato all'occhiataccia nei suoi confronti. Esposito con le mani, Oblak, il cross di Oblak, palla allontanata, insiste in fusione con Enrico, c'è un primo dribbling del numero 10, ancora Enrico, palla murata, Simoncelli, la risposta di Pozzi, ancora Enrico, ancora Pozzi, a negare il poker al Frosinone, Avellino in affanno, alla fine Barzaghi la ricaccia via, rimessa laterale. Che flipper nell'area di rigore irpina. Tre tentativi nel giro di pochi istanti per il Frosinone. Avellino si è salvato dalla rete del 4-1. Protagonista Pozzi, che ha riscattato l'incertezza commessa sul gol del 2-0, che lo ha visto trafitto direttamente da calcio d'angolo, tiro dalla bandierina battuto da Mastro Antonio. Ora il portiere biancoverde si è ben disimpegnato e ha cancellato in parte quella mezza incertezza che è costata la rete dello 0-2. Palombo, Tarasco, Cococcia, lancio da sotterra per Oblak, 26esimo, 3-1 per il Frosinone. Dari, Paolella, intervento in chiusura difensiva di Centra, palla direttamente in faro laterale, azione di disturbo di Solazzo nei suoi confronti. Ecco Solazzo, cross di Solazzo, il colpo di testa da parte di Cococcia, che non si è accorto di non avere avversari alle spalle, si è immediatamente chiarito con Palombo. Calcio d'angolo per l'Avellino, 27esimo, con la battuta del tiro dalla bandierina. Barzaghi non se la sente di calciare al volo, ancora Barzaghi che tiene comunque palla. Il sinistro ribattuto, Enrico per il Frosinone, saltato Barzaghi, ancora Enrico che porta palla, saltato pure Caras in bello stile, deroga del vantaggio Simonelli, si allarga il Frosinone sulla destra con Oblak, Gori, ancora Oblak, Gori, Oblak lascia scorrere per Cococcia. Rimessa laterale per la squadra ospite. 28esimo, 2 minuti allo scoccare della mezz'ora. Cross al centro, granata, palla direttamente in fallo laterale. Ecco Mastro Antonio, l'autore di una delle 3 reti frusinate messe a segno sinora. La sua prodezza direttamente da calcio d'angolo. Il fallo commesso ai danni del numero 16 Dari, spintonato irregolarmente. Calcio di punizione per l'Avellino, che dovrebbe accelerare un po' di più sull'acceleratore per cercare di accorciare le distanze e dare un po' di verve a questa partita che ora è ritornata
saldamente nelle mani del Frosinone dopo il gol del 3-1. La battuta di Granata, Barzaghi, Buonocore, colto in controtempo Paolella, aveva tentato l'apertura sulla sinistra, Buonocore, a beneficio del compagno che è rimasto immobile, rassegnato sul non poter raggiungere quel pallone. Messo giù Buonocore, calcio di punizione per l'Avellino. Evangelista ancora, prova ad illuminarsi, numero 10 biancoverde, Evangelista in area, ancora Evangelista con il destro ed è una rete fantastica per il 2-3, proprio allo scoccare della mezz'ora. L'Avellino si rifà sotto 3-2 ora per il Frosinone. Che bella rete quella di Evangelista, premiata la caparbietà, il palleggio del numero 10 biancoverde. E l'Avellino torna nuovamente in partita, un quarto d'ora tutto da seguire qui a San Michele di Serino. Riuscirà la formazione di casa a riagguantare almeno la parità e portare a casa un risultato positivo? Lo vedremo. Buonocore, fermato Dari. Buonocore, lotta Paolella, messa in zona d'attacco per gli Irpini, che si sono portati sul 2-3. Paolella vuole girarsi, il palleggio del numero 17 biancoverde, ben realizzato dall'avversario. Rimane aggressiva la formazione di casa che rimane in zona d'attacco. Caronte, lo scambio con Carbonelli che non va a buon fine. La palla è schizzata via in favo laterale, intanto Crampi per un calciatore gialloblu. Mastrantonio soccorre il compagno. Anche il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni dell'atleta gialloblu, richiama le attenzioni del massaggiatore del Frosinone, il quale si reca nel punto dove è disteso il giocatore del Frosinone. Altra interruzione che sicuramente sarà computata nell'entità del recupero che sarà concessa da Garofano. Si rialza, dovrebbe essere Simonelli il calciatore infortunato, se non andiamo errati. C'è stato un avvicendamento anche dalle file del Frosinone, esce Simonelli al suo posto, verde, maglia numero 13. Fuori anche Obleak, la squadra ospite, che ora è in vantaggio di una sola rete. La fiammata di Evangelista ha ridato fiato all'Avellino. Rilancia Palombo. Cococcia intercetta il numero 18 Caronte. Riparte il Frosinone con Mastrantonio. Ultimo tocco è di Granata in corsa. Calcio d'angolo per il Frosinone. Capovolgimento di fronte ora. Si reca nei pressi del pallone il numero 10 Enrico. Sarà calcio d'angolo dentro per il Frosinone, anche il numero 16 Persichini. Due i cambi operati dagli ospiti. Palla in aria, il colpo di testa da parte del numero 6 centra. Palla al lato.
ha vinto il duello aereo, il numero 6 del Frosinone, ma non ha centrato lo specchio della porta. L'intervento in chiusura di Verde sull'avversario, rimessa con le mani a beneficio dell'Avellino. È pronto come sempre Barzaghi. Caras si rifugia in Pozzi, che va al rilancio. Gori, sorpreso da Evangelista. La discesa di Paolella, avanza, palla per Evangelista, un buon tiro, Evangelista carica il sinistro, palla al lato di un soffio, davvero un peccato per l'Avellino. Evangelista di sinistro ha sfiorato il gol, sarebbe stata la rete del 3-3, la rete del pareggio. Pericoloso il capitano biancoverde. Un brivido sulla schiena dei frusinati. Ora Enrico approfitta del buco di Barzaghi, di media Caras della formazione locale. Ora il Frosinone a mantenersi in zona d'attacco. Esposito batterà la rimessa laterale. 35esimo, 10 minuti più eventuale recupero al termine di questa partita. È pronto Esposito con le mani, il movimento dei suoi compagni. Alla fine imbecca il numero 16, ne è entrato Persichini, che finisce col trascinarsi la sfera oltre la riga di fondo. Può ripartire l'Avellino con Barzaghi. Buonocore, lotta Buonocore, duello spalla a spalla per lo scatto di... Sbaglia il numero, il portiere del Frosinone. Occhio a Dari, che non riesce ad arrivare sul pallone. Altra incomprensione, in disimpegno difensivo della difesa da Ciociara, che già nel primo tempo aveva causato il gol dell'Avellinese Mentana. Stavano nuovamente per combinare la grossa i difensori di D'Antoni. Avellino ancora una volta vicino al gol del 3-3. Granata, l'anticipo di Centra. Verde, Caronte gli ruba palla. Verde, rimessa del Frosinone. Gori, ancora Gori. La rimessa laterale è accordata agli ospiti. Intanto è rimasto al tappeto il capitano del Frosinone. Altro intervento del massaggiatore laziale. Si è rialzato il numero 8 della formazione ciociara, classe 99. Messa laterale per l'Avellino. Paolella va giù. Carbonelli, calcio di punizione per l'Avellino, che per due volte ha sfiorato il gol del pareggio. La battuta di Evangelista. Anche Caras avanza a prendere posizione in area di rigore. Parte Evangelista con il sinistro, Verde in qualche modo. Il colpo di mani di Mastro Mattei, che rischia il giallo. Altro cambio tra le fila del Frosinone. Alza la bandiera bianca Gori. Non ce la fa il capitano del Frosinone. Aveva subito un colpo in precedenza. Ha resistito un minuto, poi si è seduto sul sintetico, costringendo il suo allenatore a chiamare un altro cambio. Al suo posto, numero 14, Capogna. Lascia
il campo Capitan Gori. Calcio di punizione per l'Avellino, assegnato dal direttore di gara dopo il fallo di mani commesso da Mastro Mattei. Eccolo in campo numero 14 Capogna, la fascia di capitano sull'avambraccio di Enrico, la battuta di granata. Cambia gioco il numero 5 biancoverde, intervento in acrobazia di Verde, palla ancora in area di rigore del Frosinone, palla scaraventata in tribuna. 2 intervento ai danni di un calciatore del Frosinone. Per l'ennesima volta il massaggiatore Ciociaro deve entrare sul rettangolo di gioco. In stato di allerta anche i volontari della Misericordia che quest'oggi effettuano il servizio qui, servizio di assistenza a San Michele di Serino. Il calciatore circondato dai compagni, ecco la barella dei volontari della Misericordia. Dovrebbe trattarsi del numero 13 Verde, ne siamo sicuri, fortunatamente non pare non ci sia bisogno della barella. Sì, è Verde il calciatore che ha subito il duro contrasto con un avversario. Anche il medico sociale dell'Avellino va a sincerarsi, va a prestare le cure al calciatore secondo i canoni della deontologia professionale. Palla restituita sportivamente dall'Avellino a Frosinone. Ancora cure per Verde, che probabilmente ha subito un duro colpo al braccio sinistro. Occhio al numero 11 Simonelli, che prova la conclusione nel set. Palla che non c'entra lo specchio della porta. Evangelista fermato stavolta. Carbonelli, il colpo di tacco improbabile di un avellinese, involontariamente mette in moto gli avversari. Capogna è entrato al posto di Gori, ancora Capogna, opposizione efficace di Buonocore, rimessa laterale per il Frosinone. 43esimo, 2 minuti alla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà recupero, deve sveltire i tempi l'Avellino. Pozzi, il Frosinone sta conducendo per 3-2. Barzaghi non gli consente il lancio in avanti il numero 9 Mastro Mattei. Ha rischiato il secondo giallo l'attaccante del Frosinone nel colpire il pallone con la mano. Il rilancio di Pozzi, Evangelista anticipato con la spalla da centra. Persichini, granata per l'Avellino, lo scatto di Dari, l'uscita stavolta efficace di Palombo. Ora qualche scaramuccia tra Tarasco e Dari, il tutto rientra nella norma. Il rilancio dell'estremo difensore del Frosinone.
incolpevole sul gol di Evangelisti. Rete che ha rimesso in gara l'Avellino. Ora Barzaghi, avanza Barzaghi, prova il dribbling, Barzaghi, calcio d'angolo per gli Irpini, l'ultimo tocco è di Capogna, opportunità per la formazione di casa, stringe i denti il Frosinone a protezione della rete di vantaggio, batte Evangelisti, il compagno più vicino è Barzaghi, opta per la traiettoria lunga, intervento dubbio in area di rigore da parte di un calciatore del Frosinone. Ecco lo scatto di Persichini in spaccata, in taken, scivolata Carbonelli con un intervento giudicato falloso. Calcio di punizione per il Frosinone. La squadra ospite può far trascorrere del tempo prezioso, può tenere gli avversari fuori, lontani dalla propria area di rigore. Calcio di punizione per la squadra ciociara. Mastro Mattei e Capogna nei pressi del pallone. Le raccomandazioni del portiere Pozzi ai due compagni sistemati in barriera. Capogna, Mastro Mattei, chiara l'intenzione di perdere tempo. Alla fine c'è rimessa laterale per l'Avellino. Deve rientrare il Frosinone. Non deve concedere opportunità alla formazione locale che dal canto suo dovrà tentare il tutto per tutto per evitare il secondo KO consecutivo in campionato. Ruba palla il numero 17 Paolella. Fallo, calcio di punizione per l'Avellino. Caronte batterà il piazzato, ecco Evangelisti, ancora Evangelisti, Buonocore, non riesce a crossare Buonocore, colpo di petto di Buonocore, accerchiato Caras, la squadra di casa alla ricerca del varco giusto, Evangelista, Caras, palla in area, anzi no, non c'è stato nessun ingresso del pallone in area di rigore. Il contropiede del Frosinone, c'è Capogna che riceve sulla sinistra, Capogna, palla in area, l'Avellino riparte, il dribbling di Buonocore, Evangelista, il match si accentra, si accende negli ultimi minuti, Caronte, Evangelista potrebbe provarci, Evangelista, ancora il numero 10 dell'Avellino, entra in area, viene fermato da Cococcia, ora il Frosinone, subisce fallo Mastro Mattei, calcio di punizione per il team ciociaro che può respirare. 48esimo, 3 minuti oltre la fine del tempo regolamentare. Persichini, avanza Persichini, si allunga il pallone, il rimpallo favorisce il numero 9 Mastro Mattei, il bolide di destro, la respinta di Pozzi che ancora una volta dice no ai frusinati. Ci sarà rimessa laterale per il Frosinone che rallenta la rimessa in gioco al palese intento di far trascorrere il tempo. Fallo ai danni di un calciatore bianco-verde. Avellino prova a costruirsi un'ultima opportunità. Evangelista, fallo di mani di Esposito, altra opportunità per la formazione di casa. Siamo al 49esimo, Evangelista, ancora Evangelista, palla morbida in aria, pallone respinto da Cococcia che però subisce anche fallo, gioco interrotto e calcio di punizione per il Frosinone.
Ancora scaramucce tra calciatori, scintille tra Dari e Palombo. È pronto l'estremo difensore del Frosinone a battere il calcio di punizione. Da uno sguardo al cronometro il direttore di gara sta per emettere il triplice fischio il signor Garofano. Andiamo. Ed eccolo qui il triplice fischio dell'arbitro che decreta la vittoria del Frosinone sul campo dell'Avellino per 3-2. Match gradevole sul sintetico di San Michele di Serino. L'Avellino perde la seconda partita consecutiva in campionato alla sconfitta esterna di Pescara. Segue il KO interno con il Frosinone 3-2, il risultato finale. Le reti: nel primo tempo Simonelli porta in vantaggio al 12° il Frosinone, raddoppia il numero 5 Mastrantonio al 25°, accorcia le distanze Mentana per l'Avellino al 31°. Nella ripresa, su calcio di rigore, Enrico porta 3 le reti del Frosinone. Al 30° Evangelisti fa 2-3, ma la rimonta non si completa e il Frosinone espugna l'Irpinia per 3-2. Dallo stadio comunale di San Michele di Serino è tutto. Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.